Ciao, sono Casi 23, vengo dalla provincia di Bergamo e dipingo graffiti con la mia carrozzina. La passione per i graffiti ce l'ho da quando ero piccolino. È stato un colpo di fulmine quando vedevo questi muri pieni di colore che comparivano dalla notte al giorno. Mi chiedevo chi erano queste persone che facevano queste cose. Mi sono appassionato al punto che ho iniziato anch'io a prendere in mano le bombolette e fare i graffiti. Ho iniziato nel 1997 e poi da lì ho iniziato a individuare dei posti in giro per le città, magari abbandonati, e ho cominciato a dargli un po' di colore. Nel frattempo ho aperto la mia pizzeria, però un giorno sono andato a letto a dormire una sera e non mi sono più alzato la mattina e ho iniziato la mia seconda vita da seduto. Il primo permesso che ho avuto durante la riabilitazione per andare a casa, non sono andato a casa, ma mi sono fatto portare gli spray presso l'ospedale, organizzato con i miei amici, e siamo andati a dipingere. Volevo vedere se riuscivo ancora a fare la cosa a cui tenevo di più. Ho visto che con un po' più di difficoltà riuscivo comunque, e quindi ho iniziato la mia carriera di writer in carrozzina. Ovviamente le pizze non potevo farle più e ho dedicato cuore e anima all'arte, e come dico sempre, le bombolette sono state la mia medicina più forte, bombolette e l'arte. Dopo 17 anni di carrozzina ho capito che comunque è uno strumento che deve essere parte di te, deve essere un tuo vestito che deve calzare a pennello. In questi anni ho provato molte carrozzine e sono sempre andato alla ricerca di qualcosa di migliore. Ovviamente ho cercato la leggerezza, che è comunque caricare e scaricare la carrozzina dalla macchina più volte nella giornata, le spalle ne risentono. Inoltre anche andare in giro, avere una carrozzina che si muove bene, è scorrevole e agile, andare in giro è molto più facile e si affrontano, diciamo, gli ostacoli meglio, perché anche i terreni che incontriamo per le strade non sono il massimo, soprattutto qua in Italia, e quindi avere una carrozzina agile ti aiuta a superare tutti questi ostacoli. Ho provato a guardarmi un po' in giro nel mondo online e capire se c'era qualche carrozzina bella e anche funzionale, e mi sono imbattuto nel sito di Aria. Dopo che ho visto il design ho notato subito il peso, cioè, sono rimasto quasi male a dire: è possibile una carrozzina così leggera? Ho detto: che bello avere una carrozzina così. La scelta del modello di carrozzina è stata su Aria Speciale, la più leggera che c'è, tutta saldata su misura, quindi non c'è nessuna regolazione, e è fatta in lega di magnesio. Consultando il sito ho visto poi che c'erano delle persone che facevano un ambassador di questa carrozzina, tra cui Francesca Porcellato, che è una mia amica che ho conosciuto in altre occasioni per quanto riguarda lo sport. E visto che è una persona con molta esperienza, plurimedagliata, perché non chiedere a lei come si trova con quella carrozzina? Allora l'ho chiamata, ho chiesto, e la sua risposta è stata: in 40 anni di carrozzina è la migliore carrozzina che ho avuto, quindi te la consiglio vivamente. Prossimamente ho in progetto diversi lavori murali da fare e spero di ampliare anche le collaborazioni, in modo da portare anche in giro, a parte l'arte, il messaggio che la disabilità non ha limiti. Dove non puoi arrivare fisicamente, puoi arrivare con l'arte, e in questo caso con la mia collaborazione si fa vedere anche la disabilità sotto un punto di vista artistico. Infatti oggi sono venuto qua a realizzare un'opera per Aria. Un saluto a tutti gli amici di Aria Wheels. Vi invito a seguirmi, continuare a seguirmi sui miei profili sia Instagram che Facebook, Casi23, così vedrete le mie nuove evoluzioni colorate sulla nuova carrozzina.